nostra storia parte 50 anni fa, con un uomo eccezionale, una figura assolutamente unica, che è mio padre, Eugenio Tombolini, che nel 64, dopo la lunga sua esperienza personale di sarto e di uomo di grande classe, di grande eleganza, fonda questo piccolo nucleo artigianale e pensa già però ad un futuro importante, industriale, ha in mente l'organizzazione, ha in mente le persone che vuole avere e ha in mente i mercati che vuole toccare. Nel 70, dopo appunto 10 anni, decide, senza un futuro certo e senza avere le competenze per poter fare un salto di qualità nei mercati esteri, decide di partire con una valigia per il mercato americano e decide di portare le sue idee, la sua passione, la sua forza con i prodotti nella valigia e cercare un futuro per questa azienda in un mercato completamente diverso da quello italiano. E da lì una forte spinta alla internazionalizzazione e alla costruzione di una collezione che a quel tempo aveva un marchio molto preciso, Urbis, che viene dal nostro territorio, dalla nostra terra, Urbis Aia, Urbis Salvia, città della salute. Con questo buon auspicio di buona salute costruiamo questa prima collezione e costruiamo una rete di vendita che possa vendere appunto in tutto il mondo. Purtroppo nell'anno 87, dopo qualche mese di malattia, mio padre viene a mancare, il fondatore viene a mancare la base importante di questa azienda. Questo passaggio generazionale è stato difficile sia da un punto di vista personale che non, ma anche molto importante per fare una riflessione sulla strategia del futuro. La strategia del futuro ci ha portato a decidere di utilizzare il marchio di famiglia, passando dalla politica del marchio Urbis alla politica del marchio Tombolini. Tutto il gruppo si muove verso una direzione di grande sviluppo, di industrializzazione dei processi artigianali, ma una industrializzazione che mantiene e lo mantiene tuttora una forte connotazione di artigianalità. Lo sviluppo del gruppo dagli anni 2000 percorre due tappe importanti. Attorno appunto fra gli anni 2000 e 2005, in questi 5 anni, sviluppiamo due dinamiche strategiche, acquisendo una società tedesca con un marchio fondamentale per il mercato tedesco, il marchio Regent. E acquisiamo nel 2006 il marchio Hilton. Queste due acquisizioni portano il gruppo ad avere un completamento di gamma nelle proprie collezioni e una capacità di sviluppo e diversificazione nei posizionamenti nazionali ed internazionali che ci permetteranno poi lo sviluppo negli anni successivi. Il nostro logo, come vedete, è il nostro drago, è stato
disegnato da mio padre, da Eugenio, dal fondatore, ispirandosi a un quadro meraviglioso di Raffaello, appunto San Giorgio e il drago. Ha disegnato l'animale facendo al posto delle zampe anteriori, disegnandoci delle forbici, che significano, hanno sempre significato l'operosità della nostra terra e l'operatività della nostra azienda. I valori dei nostri prodotti si sintetizzano in alcuni aggettivi molto precisi: il Made in Italy, il lusso, la verità, la concretezza, l'innovazione, la ricerca continua di design anche tecnologico, e tutto questo passa attraverso un gruppo di persone che studiano, lavorano, si concentrano per dare a questa tradizione un grande segno di innovazione e modernità. Il nostro vero fatto in Italia, che non è solo Made in Italy, è passione, è forza, è volontà di radicamento. E poi il vero know-how sono le nostre persone, le mani che scorrono su questo video, sono i tessuti esclusivamente italiani, sono una cultura della nostra terra che esprime nei colori, nelle forme e che ci guida nell'espressione dei colori e delle forme di tutto quello che noi mettiamo sul nostro vero, vero fatto in Italia. Come per la storia, anche il nostro prodotto è partito da un abito di grande tradizione italiana, e con la sapienza, la ricerca, la volontà, la voglia del nostro ufficio prodotto, delle nostre persone, siamo arrivati nell'arco di tutti questi anni a un prodotto di ricerca tecnologico, di innovazione molto importante, che è la nostra Zero Gravity, un abito di grande sostanza tecnologica che sta però attraversando come filosofia tutti i prodotti della nostra collezione. Non è Zero Gravity l'elemento innovatore, è l'innovazione che innova tutta la collezione. Tutto questo è un lavoro fatto dal team delle persone, dalla passione che ci contraddistingue, dalla possibilità di utilizzare tutte quelle che sono le nostre capacità, da un uomo che guida il team del prodotto, che è Marcello Tombolini, e che riesce con questo a fare una sintesi importante di tutte quelle che sono le caratteristiche della nostra azienda. Il futuro è la qualità totale, la qualità nelle collezioni, nei prodotti, nei servizi,
e soprattutto nella qualità del rapporto con il nostro cliente. Vogliamo un cliente che condivide il nostro progetto, vogliamo un cliente che capisce i valori dei nostri prodotti e che apprezza la qualità di quello che noi stiamo facendo nel prodotto, nella comunicazione, nei servizi e nella qualità del rapporto che possiamo offrire. Molto importante per il futuro è lo sviluppo del nostro retail monomarca Tombolini. È fondamentale perché con questo noi riusciamo a trasferire tutto il lavoro, l'immagine, la passione direttamente al consumatore finale. Con la nascita del concept store che abbiamo studiato con la prima apertura della nostra boutique di Milano, anche in quel momento abbiamo cercato di sintetizzare nel concept i valori e le caratteristiche del nostro territorio, della nostra italianità e del nostro legame, ispirandoci alla nostra terra, nelle forme, nei colori e nei materiali del nostro concept store. Da lì siamo partiti, oggi abbiamo al nostro attivo circa una trentina di negozi monomarca Tombolini in varie parti del mondo. Il futuro per noi è molto positivo e molto potenziale per poter sviluppare in maniera determinata e determinante la politica del retail, sempre nella filosofia di mantenimento della nostra immagine, delle nostre caratteristiche e di quello che l'azienda vuole esprimere in tutti i territori nazionali ed internazionali. Il nostro compito non è solo quello di vendere, ma è quello di raccontare una storia italiana, fatta di persone, di valori, di amore per la propria terra e tanta, tanta passione.